Adesso le previsioni del tempo. Torniamo da Davide Dalla Libera dell'ARPA. Ebbene Camilla, come detto, maltempo oggi e fino alla prima parte di domani sabato per l'arrivo di una perturbazione che sta già portando piogge moderate sui settori meridionali. Andiamo a vedere anche con l'aiuto della grafica, a partire come sempre dal mattino, le piogge che da sud si estenderanno a tutta la regione risulteranno essere poi nelle prossime ore anche moderate sui settori prealpini e sui settori occidentali. Ma sarà tra il pomeriggio e la sera che avremo l'apice del maltempo, con le piogge che saranno localmente forti o molto forti su tutta la fascia prealpina e anche sui settori di pianura, dapprima quelli occidentali, quindi il pavese, il milanese, poi più tardi in serata, lo andiamo a vedere anche con la grafica, sui settori orientali, quindi sulle province di Brescia, di Bergamo e poi anche quelli meridionali di Mantova. Quindi l'apice del maltempo tra il pomeriggio e la sera, con rovesci localmente anche temporaleschi. Per quanto riguarda le temperature, in lieve aumento rispetto a ieri, specialmente sul mantovano, fin sui 14-17 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, avremo un miglioramento, specialmente dal pomeriggio, con ancora dei rovesci nella notte e al primo mattino, poi le piogge tendono a cessare dapprima sulle zone di pianura, più tardi anche sulla fascia alpina e prealpina, con schiarite anche ampie verso sera. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, sarà soleggiata almeno fino al primo pomeriggio, poi qualche velatura, qualche nuvola in più in arrivo da ovest, ma senza pioggia. E temperature che saliranno ulteriormente e raggiungeranno i 19-22 gradi sulla fascia di pianura. Con questo è tutto, da Arpa Lombardi, vi auguro un buon fine settimana a tutti.